Iside, lei è una chef in dolce attesa. Come si chiamerà lei, questo figlio? Giacomo. Ecco, sappiamo già che è un maschietto. Sì, sembrerebbe di sì. Bene, parliamo di cose buone. Voi siete al confine fra due province, la provincia di Siena e quella di Viterbo. Siete nella provincia di Viterbo. Ecco, cosa significa fare questa cucina di confine in un certo senso? Intanto è un'opportunità perché è molto stimolante dal punto di vista delle materie prime, dal momento che possiamo attingere un po' nelle due regioni e poi anche nell'Umbria, perché siamo al confine anche con l'Umbria. Quindi c'è questo stimolo in più. Poi abbiamo la fortuna di essere fra il mare, che non è molto lontano, due laghi che sono il Trasimeno e il lago di Bolsena, siamo in campagna, abbiamo il Monte Amiata davanti, quindi un ulteriore stimolo è dato proprio dalla collocazione geografica. Tutto questo ci ha reso proprio felici dal momento che sia Romano che io non veniamo da questa zona, quindi abbiamo potuto sperimentare e girovagare un po' nel nostro hinterland per trovare i prodotti migliori per poi valorizzarli. Qual è la vostra origine? Romano è di Forlì, io sono di Roma quindi sono un pochino più vicino, però poi Romano ha madre molisana, padre romagnolo, io ho padre calabrese e madre milanese, quindi siamo un po'. È bella questa commistione di varie cucine, di vari stili, di varie mentalità in fondo, no? Ecco, cosa vuol dire fare alta cucina come fate voi in realtà, ma è un'alta cucina comunque che non spaventa, vero? Noi cerchiamo, ce la mettiamo tutta perché secondo me la cucina deve essere una cosa per tutti, cioè il gusto si deve affinare cercando le eccellenze delle materie prime e cercando anche una buona esecuzione, quindi non deve essere una cosa che spaventa. È vero che poi a volte anche l'ambiente può essere una cosa che induce un pochino a scegliere un posto più semplice o meno semplice a seconda delle occasioni. Però fondamentalmente si dovrebbe un po' perdere questo tabù dell'alta cucina come oggetto da tenere un po'. Allora, come la definiamo la vostra cucina? Ma la nostra è una cucina semplice, molto legata al territorio, e per territorio non intendo solo il nostro territorio, perché secondo me poi le eccellenze vanno trovate ovunque. È giusto valorizzare tutto quello che il territorio offre, è giusto anche aiutare a crescere i produttori della zona e fare di tutto perché il proprio ristorante cresca insieme ai produttori della zona. Però poi se c'è un'eccellenza va ricercata anche fuori e questo deve aiutare a crescere il territorio. Tra l'altro si avverte anche tanta passione dietro il vostro lavoro, perché alcuni piatti, tra l'altro devo dire molto significativi e anche molto buoni, hanno anche una componente di gioco in un certo senso. Beh, certo, la passione è fondamentale, questo è un lavoro che senza passione non si può fare perché impone anche grossi sacrifici, insomma. Orari anche lunghi, dedizione continua, costanza, voglia di lavorare anche nei giorni di riposo, nei giorni di festa. Quindi io dico sempre che quando ho cominciato ero un po' destabilizzata questo fatto di saltare poi tutte le feste. Poi invece è stato uno dei motori fondamentali perché in realtà forse la parte più nobile del nostro lavoro è proprio quello di sacrificarsi magari a Natale, a Pasqua per dare la possibilità a famiglie o gruppi di amici di passare una giornata piacevole. Quindi anche questo, insomma, ci vuole l'entusiasmo e ci vuole la passione. Iside, grazie di queste suggestioni, grazie di questo pranzo veramente sopraffino. Facciamo un brindisi. Sta arrivando, è in arrivo il secondo figlio. Speriamo che sia un erede chef per continuare la vostra tradizione. Da 6 anni esiste il vostro ristorante che è molto segnalato da alcune delle più importanti guide internazionali e quindi auguri di un successo che possa continuare anche con i nuovi membri della famiglia.